seconda fila 8 Malerio del Mar, Alfredo Galeazzi, 9 Oleander White, Luigi Claudio Colombino, 10 Mogol del Cigno, Fabrizio Picciano, 11 Nissa del Ronco, Giuseppe Di Fede, 12 Le Gemme di Enrico Colombino. Macchina che stacca, il favorito numero 1 Cobra subito al comando. L'errore di Nectar of Stars. All'avanguardia numero 1 Cobra. Immagini in diretta per il canale verde di Unire TV, in differita sul satellite, sulla piattaforma di Unire Sat. Si esce dalla piegata, l'avanguardia numero 1 Cobra, in seconda posizione Napalmec, poi terza all'esterno Orietta Sam, ancora in corda. Rimane No Limit Bar, quindi Veri del Pri, poi all'esterno Nissa del Ronco, dal gruppo risale intanto Mogol del Cigno. 29,7 il quarto iniziale, 45,3,600, media di 16 scarso, con in vantaggio numero 1 Cobra, in seconda posizione Napalmec, in terza al largo Orietta Sem, più all'esterno Mogol del Cigno e per linee interne No Limit Bar, quindi ancora al largo Nissa del Ronco. 32-2 il secondo quarto, numero 1 Cobra continua avanti a Napalmec. Si arriva così al completamento del giro in 1:16:09. Mervyn Cobra sempre all'avanguardia, al suo interno sposta Napalmec e per linea interna No Limit Bar. Cede Mervyn Cobra e Napalmec si avvantaggia su No Limit Bar. In terza posizione Iberi del Pri, sbagliamo Gol del Cigno che viene squalificato, terzo quarto in 29-8, ingresso in addirittura con Napalmec che allunga. Napalmec avanti a No Limit Bar, poi Iberi del Pri, continua all'avanguardia Napalmec verso il traguardo Napalmec, mentre per la seconda posizione scatta in recupero Nissa del Ronco, poi in terza probabilmente Malele al Mar. Ultimo quarto in 29.5, tempo totale 2.01.2, media chilometro 1.15.8. Per il successo del numero 4 Napalmec, allevato dall'azienda agricola Epredia di Cristian Bertacco, di proprietà dell'azienda agricola Santa Rosa, per il training di Marino Lovera e la guida di Sebastiano Ciraso. Quarto conclusivo in 29 e 5,